L'acqua in Toscana deve tornare completamente pubblica e si può fare attraverso la creazione di una holding di livello regionale senza il bisogno di partner industriali esterni. Lo ha annunciato in Consiglio regionale il presidente della regione Enrico Rossi. Nel 2011 c'è stato un referendum con il quale i cittadini hanno votato a stragrande maggioranza per la ripubblicizzazione della risorsa idrica, ha detto il presidente. Le 7 società che attualmente in Toscana gestiscono l'acqua in questi anni si sono rafforzate, ha aggiunto Rossi. E adesso, se ci sarà la collaborazione dei sindaci e di tutte le forze politiche, possiamo rispettare il mandato dei cittadini. Penso che se concertiamo l'operazione, entro il 2030 potremmo avere una grande holding pubblica a cui partecipano le altre società toscane, tutte quante pubbliche, e in qualche modo avere anche più risorse da poter investire in ciò che è approvvigionamento, manutenzione, adduzione dell'acqua, che tutto ciò che è tariffa adesso non si disperda in tassi, in canoni, in utili che vengono suddivisi, ma sia reindirizzato al miglioramento del servizio. Secondo i nostri conti questa operazione può essere fatta senza toccare la tariffa e penso che sarebbe un gran segnale. Io sono impegnatissimo su questo fronte se noi riusciamo a chiudere prima della scadenza del mandato. Dopo la comunicazione di Rossi, la maggioranza in Consiglio ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta ad attivare un confronto con l'autorità idrica toscana e di comuni in merito alla gestione pubblica. E le opposizioni? Scettici i 5 Stelle. Giacomo Giannarelli ha sottolineato che i pentastellati avevano già presentato una proposta di legge in tal senso e ha chiesto di passare dai proclami ai fatti. Elisa Montemagni della Lega ha ricordato che esiste già una società pubblica in Toscana, Gaia S.p.A., e si è augurata che non sia quello l'esempio da seguire. Maurizio Marchetti di Forza Italia si è detto poco convinto sull'idea di un gestore unico per tutta la regione. Difficilmente questi calderoni riescono a garantire funzionalità, ha detto.